Buonasera cari amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Vado subito a presentare l'ospite di questa puntata. Ritroviamo Nicola Ortoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantova. Ciao Nicola, bentrovato. Ciao Andrea, bentrovato a te, grazie. Allora, parliamo di aviaria, in questo caso dobbiamo dire fortunatamente sono buone notizie, nel senso che si parla di fondi, di denaro che arriva per cercare di risolvere un po' di problemi dall'Unione Europea, 27 milioni e mezzo di euro per insomma, andare incontro ai danni subiti dagli agricoltori a causa dell'aviaria. Sappiamo che sono cifre che vengono insomma, stanziate man mano sia nazionali che a livello europeo, bisogna cercare di coprire questi danni. Potremmo dire non sono mai abbastanza, però è un buon passo in avanti. Sì, certamente, soprattutto negli ultimi anni sono stati diversi i problemi legati ai vari focolai di influenza aviaria che tuttora vengono monitorati in provincia di Mantova e non solo, su tutto il territorio nazionale. Come dicevi giustamente tu, la Commissione europea ha stanziato 27,5 milioni di euro a parziale copertura dei danni subiti dagli allevatori per l'epidemia di influenza aviaria. Questi fondi vanno ad aggiungersi a quanto era già stato stanziato a livello nazionale nella cifra di 30 milioni di euro, quindi in totale siamo a 57,5 milioni di euro per il ristoro dei danni subiti dagli allevatori avicoli. Questi fondi verranno prelevati in via straordinaria dalla riserva di crisi della PAC, mi riferisco ai 27,5 milioni di euro, e come Confagricoltura chiediamo sostanzialmente che vi sia celerità, velocità nel riconoscere agli allevatori gli indennizzi dovuti per far sì che insomma, si possa cercare di andare a risolvere quanto prima una situazione che mette in forte difficoltà diverse aziende su tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che a questo punto al di fuori degli indennizzi restano i danni rilevati nei primi mesi del 2022 che ancora non sono coperti da indennizzi e su quello insomma, cercheremo di dare aggiornamenti se vi saranno novità il prima possibile. Continueremo dal punto di vista di Confagricoltura Nazionale e non solo, continueremo a lavorare per far sì che gli allevatori possono avere un ristoro quanto più totale di quelli che sono stati i danni subiti, che ricordiamo insomma in molti casi si è trattato di chiusure aziendali anche molto prolungate che hanno messo in seria difficoltà vari attori della filiera avicola. Ecco, dicevo Nicola, l'idea, l'auspicio è quello di riuscire ad averli diciamo entro la fine dell'estate, entro la fine di settembre, quindi tra fine estate e inizio autunno per diciamo venire incontro ai danni che ci sono stati e quindi risolvere con celerità il problema. Esattamente, speriamo che il periodo temporale sia quello, insomma. Benissimo, grazie a Nicola Ortoni per essere stato con noi, lo ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane, grazie anche agli amici che ci hanno seguito da casa, arrivederci a presto.